e Chiara si è trasformata nella vera Barbie Chiara. All'inizio pensavo che Diego stesse dicendo: sono laggiù. Tu sarai nella tua postazione e io sarò nella mia. Stanno iniziando una sfilata. Dove sono finita? Nella vera casa di Barbie di Malibu. Pantaloncino, gilet e camicia bianca. In seta, canotta bianca con cropout. Fermati! Non ti muovere! No. Arriviamo da te. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Caro Diego, tutto vero. L'estate sta arrivando, vieni là insieme a noi. Così puoi divertirti. Sì, ok, scusami, mi hai beccato, sì. Che cosa ci fai qui? Bellissima domanda. È quello che mi sto domandando praticamente da questa mattina. Che cosa ci faccio io qua? Ecco. Perché tu sei entrato nell'armadio? A dir la verità, se dobbiamo proprio iniziare dall'inizio, io, nonché mamma Giulia, non sono entrata di mia volontà nell'armadio, ma bensì è stato l'armadio che mi ha fatto catapultare dentro il tuo armadio. Va bene, ho capito, però dobbiamo cambiare il tuo outfit. No, è favoloso mio outfit, no, sì. No. Essere proprio sincero, sto silenzio mi inizia a piacere. Non c'è Diego che mi stressa a giocare alla play, non c'è Chiara che vuole giocare a carte, non c'è mamma Giulia che mi stressa, ma che bello questo silenzio. Adesso mi vado proprio a mangiare qualcosa che mamma Giulia non mi fa mangiare, la vado a mangiare adesso. Mamma Giù? Ah no, non c'è mamma Giulia. Ah no, sono talmente abituato a chiamare mamma Giulia che non c'è in casa, quindi posso fare quello che voglio. Diego, sì. Ho capito, però scusami, io come facevo a ritrovare i miei figli se non venivo qua da te? Tu sei una ficcanaso, vuol dire che mi hai spiato! A dire la verità, non mi puntare, sai, signorina, quel dito, perché io in fin dei conti sono tua mamma, ok? A proposito di mamma e mamma, mi è venuta un'idea! Tu non sei Chiara, tu sei Barbie Chiara. In teoria queste brillanti idee dovrebbe avercele Chiara, non Barbie Chiara. Quindi sentiamo un po' che cos'hai da dire, questa bella idea. Prima di tutto tu devi stare ferma perché diventerai Barbie mamma. Cosa? Io sono già mamma. No, in un'altra maniera. Aspettami qua, Sì. Tale madre, tale figlio. Dai, su, esci fuori. Ah, non sono tornato a casa mia? Esci, che ti sapessi tutti. Ok, va bene. Tutti i vestiti. Però, se tu provi a chiudere, io è capace che torno a casa mia. Ormai sei nel mondo di Barbie Land. È bellissimo stare qua dentro, a casa tua. Mi stai accogliendo come se fossi una vera regina di casa. Ma io ho un sacco di cose da fare. Io c'ho papà Antonio che mi sta aspettando a casa. Sai che cosa starà facendo? Ah, che bello. Adesso mi vado a mangiare una bella brioche al cioccolato. Quella che Giulia proprio non mi faceva mai mangiare. Anzi, mi mangio un biscottino al cioccolato. Quello che Giulia proprio mi diceva: no, non ti mangiare mai questi biscottini. I biscottini non me li mangiare che sono i miei. Adesso te li mangio, mamma Giulia. Me li mangio tutti. Chissà papà Antonio che cosa starà facendo. Sarà in pensiero per me, per Chiara, per Diego. E io sono qui, chiusa in questa stanza. Sì, bellissima rosa. Wow, mamma Giulia! Sì, dimmi. Devi stare assolutamente ferma. Tu non ti devi muovere. Ok, va bene. Ma è una cosa che posso mangiare? No! Non si mangia! Che cos'è? Vieni dal laboratorio di chimica. Laboratorio di chimica? Ah, dimenticavo, di Barbie Land. Ah, ok, quindi quello è stato fatto nel laboratorio di chimica di Barbie Land. Ecco, me la vorrei spruzzare addosso. Mi stai facendo arrabbiare, mettiti bene. Ti stanno chiamando, guarda. Mamma Giulia, ora mi fai arrabbiare. Ok, va bene. Un nuovo video arriva, ma chi solamente tu? Così non ho paura del nuovo personaggio. Ok, Barbie Chiara, ora posso aprire gli occhi? Sì, mi puoi aprire? Ma non è cambiato nulla? Benvenuta a Barbie Land, Barbie mamma. Ma devo ammettere che questo vestitino mi piace veramente tantissimo. Hai fatto un cambio look fenomenale. Me lo potevi dire? Bastava che mi cambiassi solo ed ero tranquillamente una Barbie mamma. Ma tu non ti sei cambiata solo il vestito. Che
mamma Giulia non la sento gridare, che mi dice il telefono non lo usare, sei sempre il solito appiccicato al telefono, bla bla bla. Invece adesso lo sto usando quanto voglio. Ma non è finta? Ma c'è pure l'ombelico, ma non è finta allora? Non è finta? Oh, mi fai male! E il mio ombelico, la mia pancia! Si sta muovendo, per favore prendimi immediatamente qualcosa da sedere di prima che svengo. Siediti. Aspetta. Siediti. Io non ero pronta a ritornare, mamma. Ma, senti un attimo, io posso tornare a casa mia con le mie cose? No, così impari a ficcare il tuo naso nella casa degli altri. Ok, allora signorina, a parte che questo è il mio naso, ti chiederei la prossima volta gentilmente di non schiacciarlo. Ecco, di nuovo. Allora, innanzitutto, dato che io sono tua mamma, dato che io sono Barbie mamma, ok? E come puoi notare sono anche pure incinta, ok? Io ti chiederei gentilmente di farmi tornare io da dove sono venuta. Perché io non puoi più! E come non posso più? No. E perché non posso più andare a casa mia? Perché tu ora sei a Barbieland e non sei più nella vita reale. Cioè, scusami, quindi io non posso più tornare indietro? Ora l'hai capito? E adesso papà Antonio come fa senza di me? Oh no! Cosa o no? Papà Antonio deve per forza venire qua. No. Ma sì. Ecco il nostro libro. Amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. Se papà scopre che io sono incinta e lui si trasforma in Ken papà, sarebbe un disastro. No, dobbiamo fare per forza. Aspetta, sei qua, arrivo. No, vabbè ragazzi, mi sta venendo veramente male. Palino, anche tu ti senti un pochettino solo oggi, eh? Dov'è mamma Giulia? Vabbè dai, oggi ci sono io e ti faccio le coccole. Come ti prendeva mamma Giulia? Vieni, opla! Sei contento, eh? Vabbè pallino, adesso sei stato troppo in braccio a me. Vado di là a fare due cose al computer. Ok, nell'arco di 24 ore mi sono successe le peggio cose. Innanzitutto io ero comodamente a casa mia. Ero a casa, ero tranquilla. Poi si è catapultata Barbie Chiara a casa nostra, che praticamente ha fatto trasformare Diego in Ken. È diventato Ken Diego. Poi ora Barbie Chiara ha avuto la brillante idea di trasformarmi in Barbie incinta. Avete capito? Io sono Barbie, mamma, incinta. Cioè, sono incinta. Eccoti, pensavo ti fossi persa. E quindi cosa stai facendo con quel benedetto telefono? Ok, fatto. Anche questa email è stata mandata. Però ragazzi, vi devo dire la verità. Mi sto veramente annoiando senza mamma Giulia, i miei figli, Chiara e Diego che gridano, che corrono. Devo capire che fine hanno fatto, perché veramente mi sto annoiando. Essere da soli alla fine di tutto non è così bello. E sto veramente incominciando a preoccuparmi. Andiamo a vedere nell'armadio se scopro qualche indizio. Vado. Cioè, ok, siamo a Barbieland, però io sono sempre mamma Giulia. Barbie, mamma Giulia, incinta. Papà Antonio deve per forza venire qua, perché qua a Barbieland non abbiamo l'infermiere. Abbiamo bisogno di lui, perché deve diventare Ken infermiere e Ken papà. Non ci abbiamo l'ospedale qua a Barbieland. Sì, che ce l'abbiamo. Ok, allora prendi un Ken infermiere a Barbieland nell'ospedale. Ma no, ti sto dicendo che qua a Barbieland non abbiamo un infermiere, quindi ci serve papà Antonio. Sentendo male, mi vado a colicare. No. Ok, vai pure a sedarti, io chiamerò papà Antonio. Oh pallino, ti mancano, vero? Anche a me. Mi sembra di essere tornato indietro di un anno, quando c'era Babbo Mostro. Ve lo ricordate, ragazzi? Macchietta, macchiettina. Vabbè, lasciamo stare. Adesso devo scoprire come fare per riavere la mia famiglia indietro.
Vabbè, è meglio che me ne vado perché questo armadio non mi serve a nulla. Sì, pronto, chi è? Antonio. Con chi parlo? Con Barbie Chiara. Barbie Chiara? Sei Chiara, non sei Barbie Chiara? No, sono Barbie Chiara. Vabbè, ti devo dire una cosa, arriviamo dritti al punto. Sì, dimmi. Devi venire a Malibu. A Malibu? Sì. E a fare cosa? Se vuoi rivedere la tua famiglia, devi venire per forza a Malibu. A Malibu? Sì, a Malibu, hai capito bene. E come ci arrivo io a Malibu? Tramite l'armadio. L'armadio? Sì, dove c'è entrato Ken, Diego e Barbie Mamma. Barbie Mamma, Ken e Diego. E' meglio che vieni qua, sbrigati. Ok, ma cosa devo fare? Mettiti davanti all'armadio. Sì, 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 Chiara. Ah, quello della sala, il mobile? Ok. Ok, devi dire delle semplici parole. Sì, ci sono proprio davanti ora. Che cosa devo fare? Mi piaci tu dentro la casa di Malibu. Mi piaci tu dentro la casa di Malibu. Sì, ok, ci provo. Vediamo cosa succede. Ok, stacca con me e muoviti, ti aspetto. Ok, datemi 10 minuti e dovrei arrivare, ok? Ci sono, ciao, a dopo, ciao, ciao. Ciao. Barbie mamma! Se arrivo qua papà Antonio, saranno solo guai. Non sa ancora che sono incinta e lei ha avuto, Chiara, la brillante idea di chiamarlo. Io non posso stare tranquilla né con Chiara né con Barbie Chiara. Vi rendete conto? Perché tanto è la stessa persona. L'unica cosa è che Chiara si è trasformata in Barbie Chiara. Ma fondamentalmente Chiara e Barbie Chiara sono la stessa persona. Quindi non potevo pretendere che Barbie Chiara fosse meglio di Chiara. Guarda, non ho parole. Sentiamo che... Barbie! Oh, dimmi. Spero che tu non abbia avuto la brillante idea... Papà Antonio sta venendo qua. Solito di chiamare papà. Spero che tu non gli abbia detto che io sono incinta almeno. Perché no. Se no... Ok, che cosa gli avresti detto? Questo non è importante ora. Come non è importante? È importante o non è importante? No, non è importante. Ora aspettiamo papà Antonio. Ok, ma dopo che arriverà papà Antonio? Cioè, Ken Antonio. Perché tu lo trasformerai in... Non hai ancora capito? No. Lui farà sia da infermiere, cioè Ken infermiere. Ok. E sia da Ken papà. Cioè, scusami, quindi papà Antonio diventerà Ken infermiere, nonché diventerà Ken papà, ok? Mi stai facendo venire le palpitazioni, ti rendi conto? Guarda, che sei tu che hai fatto venire a me le palpitazioni. Cioè, tu ti rendi conto che io in questo corpicino non ho solo un cuore che batte, ma ne ho ben due cuori che battono, hai capito? Io sono abbastanza agitata, ho mal di schiena e non so che cosa fare. Vieni, Barbie mamma, ti spazzo i capelli. Di solito Barbie li rilassano quando li pettinano i capelli, vieni. Cioè, quindi si rilassa Barbie mamma quando gli spazzano i capelli? Sì, vieni. Va bene, ok. Siedo, mi posso sedere? Ah, che male. Ti farò bella da tuo bacca. Ma io non ho bisogno di un nuovo Ken, eh? Cioè, io non ho bisogno di un nuovo fidanzato. Io ce l'ho il mio fidanzato, è papà Antonio. Io voglio tornare nella vita reale. Ma hai non capito? Si può più. No, tutto si può. Vabbè, continua a pettinarmi. Ok, mi ha chiamato Barbie Chiara. Ma mi vogliono subito a... Non so dove, quindi devo andare. Devo dire la parola magica. Com'era più? Mi piaci tu dentro la casa di Malibu. Mi piaci tu dentro la casa di Malibu. Mi piaci tu dentro la casa di Malibu. Levati che ti fai male, perché già mi sono fatta male io. Mi sono fatta solo tu. Sono Chiara Diego. Ok, è arrivato papà Antonio. Ma dove siamo finiti? Dove sono finito? Abbiamo detto tu sei Ken infermiere. Quindi così posso vedere mamma Giulia? Stai bene? No, tu devi stare tranquilla. Tu devi pensare a partorire. Spingi Barbie mamma, spingi. Vai a uscire, vai. Non ti preoccupare, ma stai tranquilla tu. Sì, ok. No, io mi sento solo... Pochettino. Come si chiama? No. Ecco, no. Sei venuto. No. Sta arrivando Milena insieme a noi. Così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso cercherò chi diventa parte di noi. Chiara e Diego, tutto vero. È bello divertirsi, ma la scuola è importante. Bisogna andare bene, ricordiamolo sempre. Così potrai capire cosa fare da grande. Ma adesso andiamo al mare, riposiamo la mente. La villa con piscina, la mia famiglia unita. Un nuovo video arriva, ma chi solamente tu. Così non ho paura del nuovo personaggio. Però non so chi è.
sta arrivando.